Ultimo giorno di scuola, cosa farete adesso? Andiamo a dormire, perché siamo stanchi e non abbiamo dormito questa notte perché eravamo ad una festa, ma nonostante tutto abbiamo fatto verifica di matematica all'ultima ora. Senza motivo, beccherò l'esame in matematica. Qual è stata la materia più impegnativa? Matematica, ha finito di interrogarci oggi, adesso. Credo matematica, come al solito, è sempre un po' ostica per gli studenti, però ce l'abbiamo fatta. Particolarmente difficile quest'anno, impegnativa? Abbastanza, sì. In che materia in particolare? Matematica, principalmente, sì. È sempre la matematica la bestia nera degli studenti, ma neppure una verifica nella temuta materia, proprio all'ultima ora dell'ultimo giorno, come è accaduto al liceo Oberdan, ha potuto spegnere l'entusiasmo degli studenti per la fine dell'anno scolastico. E adesso, a meno che non ci sia qualche esame di mezzo, è il momento di pensare al riposo e al divertimento. Mare. Allenamenti. Di che cosa? Canotaggio. Quindi libertà totale, insomma. Sì. Vacanza, mare, Brasile, tutta l'estate. Adesso? Al mare. Bene, sì, finalmente siamo fuori e quest'anno in quarta anno duro e adesso relax. Quindi promossa in quinta, tranquilla? Sì, tranquilla. Che cosa farai in queste vacanze? In realtà non ho grossi programmi per ora. Per ora me la godo e basta. Ciao ragazzi, in toga addirittura. In toga sì, ieri sera c'era la festa celebre dell'Oberdan e siamo reduci da una notte insonne, però siamo sopravvissuti alla fine. Che classe avete finito? È la terza io quest'anno ed è finita finalmente, insomma, anche questa. È stata dura? Un pochino sì, però poteva andare peggio. Un'estate tranquilla? Sì, non per me, ecco, per loro due. Io ho un esame in storia, mamma. Quest'estate ci si diverte, non si pensa alla scuola. Brucio tutti i libri e si va a Lignano. Fate qualcosa per l'ultimo giorno o nulla? Mangiamo.